Oggi facciamo una colazione un pochino diversa, perché il cappuccino con i biscotti invece facciamo una mousse di caffè con la panna sopra e i biscotti insieme. Un dolce che è fantastico. Pentolino sul fuoco, andiamo a mettere lo zucchero e aggiungo a questi 65 grammi di zucchero 35 grammi di acqua e accendo il fuoco. Devo portare questo sciroppo a 121 gradi. Il passaggio intermedio, quando siamo sugli 85 gradi all'incirca, in quel momento andrò a mettere le uova a sbattere, ma comunque lo vediamo passo passo che andiamo avanti. Nel frattempo vado a scaldare 50 g di panna al microonde. A questo punto vado a sciogliere nella panna il caffè solubile. Ecco qua, così abbiamo anche il tempo di farlo raffreddare per bene. Andiamo a controllare lo zucchero. Siamo sopra gli 80 gradi. A questo punto comincio a far sbattere le uova. Ho messo i tuorli nella vasca e comincio a far sbattere. Devono diventare belli gonfi. Abbiamo portato lo sciroppo a 121, a questo punto andiamo a versarlo a filo sulle nostre uova, continuando sempre a sbattere. E ora lasciamo montare fino al completo raffreddamento. Ora la montata delle uova si è completamente raffreddata, a questo punto aggiungo gli altri ingredienti. Del burro ammorbidito, vedete, ammorbidito semplicemente così, col cucchiaino, e il caffè che abbiamo sciolto nella panna. E faccio incorporare tutto bene. Ora vado a montare la panna. La panna dovrà essere semi montata, non deve essere montata molto rigida. Prendo una prima parte di panna, così da ammorbidire questo composto, che comunque è già abbastanza morbido. Poi aggiungo tutta l'altra e ora con delicatezza da basso verso l'alto andiamo a incorporare tutta la panna. Metto della pellicola a contatto e ora in frigo un paio d'ore per assestarsi bene. Ora vado a montare la panna fresca, e la vado a zuccherare con lo zucchero vanigliato. C'è chi la panna la preferisce addirittura senza completamente zucchero, chi ne aggiunge una quantità enorme. Io faccio la cosa la via di mezzo e la vado a montare. La panna è pronta. Bicchieri, vedete, semplici bicchieri, dritti, senza niente di particolarmente affascinante. Biscotti, utilizzate i biscotti che preferite, io uso dei digestive, ma volete utilizzare delle Marie, il biscotto secco che preferite, come volete. E lo vado a rompere così a pezzettini, un biscotto per ogni bicchiere. Sopra andiamo a mettere la mousse. Se volete fare un lavoro preciso, quindi perfetto, utilizzate la sac à poche, altrimenti come me col cucchiaio. Ora vado a mettere la panna. Uno lo lascio così spumeggiante, come se fosse la panna del latte lasciata così. L'altro lo facciamo un pochino più raffinato, ci mettiamo anche del cacao sopra. Ecco. Cappuccino e biscotti. Non sarà la colazione dei campioni, ma per me questo qui è una cosa, colazione, pranzo, cena, dopo cena, di notte, fantastico. Buon appetito!